ha preso ufficialmente il via il 31esimo Festival delle Ville Vesuviane. Ieri sera, nella magnifica cornice di Villa Campolieto, il concerto del premio Oscar Nicola Piovani, con la Compagnia della Luna. Ai microfoni di TV City, il presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane, Gianluca Del Mastro, e l'organizzatore dell'evento, Gigi Di Luca. È un festival quest'anno all'insegna della ripartenza, siamo già nel pieno del festival. Abbiamo cominciato il 29 giugno con le celebrazioni leopardiane, delle celebrazioni importanti a Torre del Greco, nella villa che fu negli ultimi anni della vita del poeta, protagonista anche di alcune delle sue liriche più importanti. E stasera invece siamo qui a Villa Campolieto, Ercolano, dove è la nostra sede, per un grande concerto all'insegna della musica d'autore con Nicola Piovani. Siamo felicissimi perché vogliamo dare questo messaggio, un messaggio di forte ripartenza. Prossimi appuntamenti? Prossimi appuntamenti, già domenica avremo Cristiano Codano dei Marlene Kunz, che verrà a fare una sorta di presentazione dell'ultimo album, e poi abbiamo anche delle rappresentazioni teatrali, Teatro per ricominciare, che sono finite o stanno per finire in questi giorni, e poi ancora altre rappresentazioni ad agosto, quindi ancora un festival ricco. Anche quest'anno vogliamo dare un segnale forte sul territorio. Maestro Gigi Di Luca, un appuntamento importante stasera col maestro Piovani. Sì, intanto grazie alla Fondazione Ente per le Ville Vesuviane che mi ha rinnovato, diciamo, l'invito a collaborare, per cui mi sono limitato a proporre qualcosa che ritengo di altissimo livello, concerto di Nicola Piovani all'interno di una cornice meravigliosa come Villa Campolieto, dove l'arte sposa la musica, la poesia. E mai concerto più giusto, a mio avviso, poteva aprire questo nuovo ciclo post-Covid, perché la musica di Piovani è poesia. La poesia è bellezza, è trasposizione, è emozione. Abbiamo bisogno di ritornare alla bellezza anche evocata attraverso l'arte.